La terrazza di Palazzo Mazzara, splendido monumento, quasi sempre deserta, sabato sera si è illuminata. Buona musica, molta gente, calici di aperitivo e di buon vino locale, piatti appetitosi. Molti sulmonesi, giovani e meno giovani, invece di passeggiare stancamente per Corso Ovidio o stazionare pigramente sulla scalinata dell'Annunziata, hanno affollato la terrazza Mazzara per trascorrere una serata diversa, con amici, con buona musica, buon vino, buoni piatti originali e di prodotti rigorosamente del territorio. Prezzi accessibili. La terrazza è stata allestita al meglio, tanto ad offrire agli ospiti un bel colpo d'occhio. Un ambiente sobriamente elegante, ma anche ben si sposa a un monumento antico. Che cos'è accaduto? Semplice, alcuni giovani hanno deciso di organizzare una serata diversa. Dicevamo, vino, musica e buoni piatti preparati da uno chef d'eccezione, Nicola Dragani, di MasterChef. Una serata denominata aperitivo d'autunno. I giovani, che rappresentano alcune organizzazioni locali, come Evento Fumelento, Buon Vento, si sono impegnati ad organizzare una bella serata e ci sono riusciti. Questa è una manifestazione per noi fuori porta, perché abbiamo il piacere di riscoprire quelli che sono i luoghi inusuali rispetto all'abitudine comune del mangiare e del bere. Seguiranno altre manifestazioni che abbiamo in cartellone o almeno in progetto, quindi la montagna che incontra il mare e gioca con i nostri prodotti del territorio, tutti i prodotti di eccellenza, quali la pasta Masciarelli, l'olio di Vettorano, l'aglio rosso e altre cose buone che sono state mescolate per i nostri amici. Dunque, una bella idea, rivitalizzare i luoghi storici di Sulmona. Come? Con le persone, uomini e donne, e con gli eventi. È bello vedere giovani che si impegnano nel loro piccolo per affrontare il problema dell'economia della città e dell'occupazione in maniera elegante, accattivante o semplicemente, diciamo, piacevole. Quindi la nostra è una ricerca sul territorio a 360 gradi, sia di eccellenze culturali, ambientali e soprattutto enogastronomiche, che si cuciono insieme e si vanno ad estrapolare con il discorso del fumo, che è un filo conduttore di tutto il discorso. Il fumo è cultura, è storia, non è il fumo tra virgolette caotico e stressante della sigaretta, ma è il fumo contemplativo del tabacco, quindi del tabacco per sigari, del tabacco per pipa, e quindi tutto un mondo a sé che ha 3.000 anni di storia e che viene gestito in maniera molto rilassante, molto lenta, ecco perché fumo lento. Dunque, successo dell'iniziativa, e ci auguriamo soltanto che il progetto di questi giovani di replicare eventi del genere possa attuarsi anche con l'aiuto delle istituzioni.